ripartiamo adesso come se uscissimo dal deposito. Come vedete ancora la strada è strettissima, due cifre, 10 milioni di euro il costo totale dell'operazione, cioè dell'acquisto degli autobus a idrogeno. 5 milioni di euro ce li ha messi l'Europa, 2 milioni e mezzo di euro ce li ha messi la Fondazione Carige, 1 milione e mezzo di euro ce l'ha messi la Regione Liguria, 280 mila euro ce l'ha messi la Riviera Trasporti. 1 milione e mezzo di euro invece sarebbe il costo sostenuto dalla Riviera Trasporti per acquistare il terreno che vi abbiamo appena fatto vedere. La strada la stiamo facendo all'inverso rispetto appunto all'andata. Come vedete è evidente insomma che la strada sia difficile da percorrere. Di nuovo vedete incontriamo un altro mezzo decisamente più piccolo del nostro, più piccolo di un autobus, eppure come vedete ci dobbiamo per forza fermare per farlo passare. Quindi sicuramente la Riviera Trasporti o comunque sia chi dovrà adeguare questo terreno dovrà per forza di cose trovare una soluzione per la viabilità. E questo servizio insomma per dimostrare qual è la situazione in toto, ecco, degli autobus ad idrogeno, situazione molto complicata, tanto che pare che ci sia un'inchiesta della Procura della Repubblica. Ecco, guardate questa scena qua, credo che sia emblematica, ecco, della situazione. Guardate, cioè, sono obbligato a fare marcia indietro per far passare un altro mezzo che non... Guardate la fatica che facciamo per farlo passare. Pensate un autobus a passare da qua. Stavamo dicendo che con tutta probabilità pare che ci sia un'inchiesta della Procura della Repubblica sugli autobus ad idrogeno per fare chiarezza sulle spese sostenute per un progetto che è stato inaugurato ormai diversi anni fa e non è mai decollato ed è ancora molto lontano da una possibile partenza, visto che appunto il distributore di idrogeno ancora non esiste e dovrebbe sorgere proprio nel terreno che abbiamo appena visto, che però deve essere completamente riqualificato, quindi ci vorrà sicuramente un bel po' di tempo per riqualificare l'intera zona e far partire definitivamente un progetto, come detto, costato 10 milioni di euro.